No, ho seguito semplicemente l'istinto mio, e l'istinto mio mi porta lì anche proprio grazie alla cosa che dicevo prima, cioè io da quasi 30 anni faccio un mestiere che mi ha reso personaggio pubblico e comunque ho conosciuto tantissima gente, molta interessante anche. Alcuni sono diventati amici, però è chiaro che insomma, gli amici che mi tengo dietro dall'infanzia in qualche modo sono la realtà che frequento di più. E quindi in qualche modo mi piaceva l'idea che ci fosse la possibilità di provare a dare voce a loro, un pezzettino di loro per personaggio, perché non ne hanno mai occasione. La realtà è che in genere diventa difficile per persone che non alzano la voce, che non prevaricano, che non urlano, ma che fanno, come dice la legge del furiere, il loro dovere in silenzio, non hanno quasi mai occasione di avere voce o di avere voce in capitolo.